perché ogni giorno abbiamo 1800 malati da trattare con trasfusioni e se non lo facciamo potranno ingolfare gli ospedali per le complicanze della loro anemia. Chiunque sia in buona salute, maggiorenne, fino a 70 anni, che pesi almeno 50 kg e che rispetti i criteri di sicurezza specifici del Covid. Sì, è sicuro, i centri di raccolta sono attrezzati e organizzati per garantire tutte le misure di sicurezza per il Covid. No, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino la trasmissione trasfusionale del Covid. Inoltre, virus appartenenti alla stessa famiglia, come SARS e MERS, non sono mai stati trasmessi con il sangue. Telefona al tuo servizio trasfusionale o alla tua associazione, prendi un appuntamento e questo ti servirà anche per evitare spostamenti inutili. Certo che è possibile, la donazione rientra fra le situazioni di necessità per le quali sono permessi gli spostamenti e dopo la donazione avrai un certificato di avvenuta donazione per il rientro a casa. Sì, oggi più che mai non dobbiamo dimenticarci anche degli altri malati che hanno bisogno di sangue anche in condizioni di emergenza.